Ehi Siri, metti della musica. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Buffetta! Picchetto! Hai da fare nelle prossime ore? No! Allora mi devi fare segretaria. È un personaggio complesso, sfaccettato. Potrei dire milleriano. Hai un tatuaggetto? No. Allora devi impegnarti molto. Segnato come sono, dirò quello che ho ben capito. Sei tu che hai preparato il delitto contro Anellaio, ma non lo hai compiuto con le tue mani. E se tu non fossi cieco, direi anche che l'intero delitto è solo opera tua. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. A Genova cercai il contatto con i gruppi mazziniani, dai quali appresi i valori di progresso, di emancipazione e la visione della vita come una missione al servizio dell'umanità. Poi mi sono detto, calma, non hai fatto 6 anni di analisi per ammazzare il tuo migliore amico. Non hai fatto 6 anni di analisi per non percepire dietro questo delirio verbale un profondo malessere. E allora sono cominciato a risalire. E mentre mi inerpicavo su per i gradini del perdono, io mi sono detto, Mark sta chiedendo aiuto. E allora io lo devo aiutare a costo di farne io le spese. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Sento del nervosismo nelle tue parole. Se permetti, qua quello nervoso dovrei essere io. Pensa all'imbarazzo con i clienti. Ammesso che i clienti ce ne saranno ancora. Sono Adele. La tua Adele. Sei un egoista. Era molto meglio se questa cosa te la tenevi per te. Così hai rovinato tutto. Il mio contatto magari ha bisogno, magari vi faccio comodo, ho delle idee che non ve lo immaginate neanche. Datemi un numero di telefono, le prime 3 cifre, una mail, LinkedIn, che poi che cazzo è LinkedIn? Chi cazzo lo usa LinkedIn?